siamo noi. Stiamo dentro a un villino. Siamo tutti contenti. Senti che dice. Stretti intorno alle stufe da campo, i nostri soldati ingannano con musica e canti le lunghe ore di attesa in questo periodo di stasi delle operazioni. Oh, a questi dispiace, c'è il periodo di stasi. La gente crede che la guerra si dura solo quando che si spara. Noi sa quanto si duro a star fermi qua, col dadrio bagnà a aspettare il rancio che non arriva mai. Tienilo. No. Forza, ragazzi. Sta buono. Orbene, signori, ascoltate. Tutto ci racconta la stessa storia, da Waterloo a Omdurman, dalla carica di Piquette alla battaglia di Mars sulla Tour. Il primo attacco può e dovrebbe essere quello decisivo. È un onore cavalcare al vostro fianco. Possa il Kaiser rimpiangere il giorno in cui ha osato incrociare la spada con noi. Che ogni uomo sia per se stesso, per il proprio re, per la patria e per i compagni caduti motivo d'orgoglio. Siate eroi! Timor di Dio! Onore al re! Timor di Dio! Onore al re! Al galoppo! Credevate che una guarnigione sul terreno aperto sarebbe rimasta in difesa? Ma guardatevi! Chi credete di essere? Eccole qui dunque le famose corazze Fasina.
particolarmente celebri, perché permettono in pieno giorno azioni di un'audacia estrema. Il nemico può avere fucili, mitragliatrici, cannoni. Con le corazze Fasina si passa comunque. Aprite! Quadra, senti! Ordine, ordine, sparto! I soldati romani vincevano grazie alle corazze. Alle 9 attacchiamo lo stesso. Mancano pochi secondi. Certamente. Dia l'ordine. Signori ufficiali, in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Ufficiali in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Savoia! Savoia! Fuori! Soldati della mia gloriosa divisione, avanti! Avanti! Allora attacchiamo come previsto. Scaricate, niente proiettili in canna, andiamo con le baionette. Prima squadra, pronti all'attacco! Squadra, prendere posizione! Tenersi pronti per l'attacco! Pronti! Pronti all'attacco! Non posso. Non posso farli morire così. Forza, ragazzi! Guardate avanti! Pronti all'attacco! Che succede? Lassù! A dire la verità, c'è un po' di confusione qui. Ditemi se c'è stato qualche risultato. È difficile a dirsi. Sembra che qualcuno abbia visto uno dei nostri picchetti nelle trincee. Nemiche, ma non ne siamo sicuri. Pronto! Pronto! Pronto, signore! Pronto! Pronto! La linea si è interrotta. C'era da aspettarselo. Che facciamo? Portalo al colonnello. Sì, signore. Fate passare! Porta ordini! Sibile,
Vengono falciati prima ancora d'aver fatto 5 metri. Ancora non funziona. I nostri picchetti sono stati visti nelle trincee turche, perciò l'attacco deve proseguire, costi quel che costi. È un ordine, l'attacco deve proseguire. Ma quali picchetti? Chi ha mai parlato di picchetti? Qualcuno ha detto di averne visto uno. Chi? Chi? Non ricordo, signore. Gray, siamo impazziti? Non faremo mai più di 10 metri. Non si può andare più su del colonnello, signore. Dal generale Gardner. Vai come il vento. Sì, signore. Fate largo! Fate ordini! Fate passare! Sembra anche a me inutile proseguire. D'altra parte... Mi scusi, signore. Gli inglesi sono sbarcati a Suvila. Hanno trovato molta resistenza? Nessuna, signore. A quanto mi risulta, se ne stanno sulla spiaggia a bere una tazza di tè. Dì al maggiore Barton che l'attacco... Beh, digli che sto riconsiderando l'intera situazione. Non ci costringeranno ad andare? No, non serve a niente. Gli uomini dovevano attaccare, i picchetti sono stati visti. Non da me, signore. Ho chiesto conferma, signore, al generale Gardner. Lei ha l'ordine di attaccare, lo esegua subito. Gli inglesi devono sbarcare a Suvila. È chiaro? Dovete proseguire l'attacco. Sarà un inutile massacro. Proseguite l'attacco! Sì, signore. Chi l'ha cominciata questa sporca guerra? Ascoltate, ragazzi! Dobbiamo attaccare! Cos'hai nelle gambe? Molle. Molle d'acciaio. A cosa ti serviranno? A farmi correre in pista. E come ti faranno correre? Sempre più veloce. Sempre più veloce come, ragazzo? Veloce come un leopardo. Allora vediamo come fai. Largo! Largo! Fate passare! Porto ordini! Largo! No! Meno 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via!
Voglio aiutarti. Sì, voglio aiutarti. Viene correndo verso di te! Prendi il tuo fucile! Gli spari e lo uccidi! Avete capito? Sì, signore! Sì, signore! Mi hai capito? Hai capito quello che ho detto, figliolo? Prendi questo fucile, gli spari e lo uccidi. Hai capito? L'ultima nostra preda bellica. Viene dalla Germania, dalla terra degli Unni. Signori, una piccola perla, spinta a riva dalla marea della guerra. Sag den Herrschaften guten Tag. Guten Tag. Ehi, e parla in una lingua civile! È vero, la signorina ha le sue limitazioni, per essere esatti non ha alcun talento, eccetto forse un po' di talento naturale. La signorina non sa ballare, non sa dire barzellette e non sa tenere palline in equilibrio sul suo naso, ma canta come un usignolo all'ugola d'oro. Coraggio, bellezza, cantaci una canzone! Cantaci una canzone! Dai, Grete! Die Botschaft bracht,
dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht. Mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war Sergente, ordine di trasferirci al fronte immediatamente. Di ancora qualche minuto agli uomini. Signor, sì. Si è messa una bandiera. Ah, sì? E poi una corona. Dai, attacchiamo, ragazzi, l'introduzione. Uno, due, tre. Su, nota vuoto. Uno, due e tre. Via. Innamorata, vai! Sì, sì, sì! Un, due e tre, dai! Stai lontana da stupore e a te volo il mio pensiero. Niente voglia, niente spero, cade netto sempre a fianco a me. Sei sicura di st'amore? Non mi so sicura te, oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, si stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai. Quando a notte non te vedo, non te sento in dasti braccia, non te vaso che sta faccia, non da stregno forte in braccio a me, ma se t'hanno masti suono, mi fai chiagnere per te. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, si è stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai con me. Scrive sempre, sta contento. Io non penso che a te solo, un pensiero mi consola, cado piense sulla bocca a me.
ma più belle tutte belle, non è mai più belle te. Oi vita mia, oi cuore, e chi stu cuore, si stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai per me. Oi vita, sei stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai per me. Ma va all'indietro! L'ho fatto apposta. Forse così i nostri figli caduti in guerra potranno rialzarsi e tornare. A coltivare. A lavorare. A fare bambini. A vivere a lungo pienamente. Forse anche mio figlio potrebbe tornare. Se ho offeso qualcuno, chiedo scusa. Spero vi piaccia il mio orologio.